Conto alla rovescia per il 394esimo festino, la festa palermitana per eccellenza che coinvolge tantissime persone, non solo i locali ma turisti. Quest'anno il tema è la Palermo bambina, Rosalia bambina. Lolo Franco insieme a Letizia Battaglia firma la direzione artistica per un festino e un festinello altrettanto importante dal 10 al 15 luglio, non dimenticando appunto l'ultima giornata. No, assolutamente no, cioè per noi è... questa è la mia quarta edizione e abbiamo sempre celebrato, io ho sempre partecipato il 15 alla processione ufficiale di Santa Rosalia, che vi assicuro, vi invito tutti a venire a vedere, che è una cosa davvero molto molto sentita ed emozionante. Il tema di Palermo bambino davvero è un tema che emozione ci ha portati a creare questa grande spettacolarizzazione e fare partecipare i bambini dell'orchestra sinfonica e la Kiss dell'orchestra del Teatro Massimo, che seguirà il corteo, che seguirà, poi ci sono i Chitombi, la Fuia del Baos, c'è Leo Gullotta che puntella tutto il nostro festino, quindi veramente una cosa molto importante. Poi leggete il programma, che ci sono delle cose collaterali dalle 10 al 15 che davvero sono molto 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 interessanti e di grande partecipazione. Ecco, tanti punti della città si animeranno e non solo per un momento ma per tutto questo periodo. Sì, assolutamente sì, perché è la festa barocca, quindi credo che ad insegnare i francesi siamo stati noi nel teatro en plein air, nel teatro a tutto campo con la festa barocca. E poi la sera del 14 i fuochi d'artificio che, come diceva lei prima, mai come quest'anno saranno liberatori. Ovviamente saranno liberatori perché con gli occhi, come diceva il vescovo e il sindaco, con gli occhi di una bambina guardiamo al futuro, ma non tralasciando gli ultimi, anzi, e non è a caso che dico oltre ai bambini partecipano i detenuti, gli attori, i detenuti di Ucerdone che io curo da 4 anni. Rosalia e Palermo, Rosalia bambina per una Palermo bambina. Sì, il tema di quest'anno, appunto, Palermo bambina, ha voluto leggere una delle esigenze forse in questo momento storico della città, che è quella di cogliere le proprie fragilità per prendersene cura, e quindi è bambina Palermo ma è bambina anche Rosalia che può aiutarci a raccontare questa dimensione. Questa è una festa popolare antichissima, importante, e come amministrazione riteniamo che sia importante anche riuscire a veicolare dei messaggi che ovviamente sono presenti, perché il festino di Santa Rosalia riguarda Rosalia e quindi è una festa religiosa molto sentita. Poterli declinare in maniera anche più chiara può essere a nostro avviso anche utile per provocare, diciamo, delle reazioni positive anche nella crescita culturale della città, quindi trovare una narrazione, poi specialmente quest'anno che siamo capitale d'Italia della cultura, abbiamo voluto dare questo tema. E credo che anche dalla direzione artistica è stato accolto con molto favore, infatti si sta sviluppando in maniera molto positiva, insomma.